Modern Masters! Shaq si sbusta! Vado, boss, oggi ti vedo più moderno del solito. Ma addosca! C'è un perché? È arrivato a Modern Masters! L'hanno Quella annunciata... è la scatola magica? Sì! La scatola magica! A settembre 2012! Signori, la release 7 giugno 2013! Minchino davanti al potere dello Shogun! Guarda che grosso che è il case! Madosca, è veramente grossa. Apriamo? Direi di sì. Apriamo! Cioè, faremo l'invidia di tante persone. Che è grossissimo! Non ce lo aspettavamo così grosso, perché sì, abbiamo visto le foto, però. Madosca. Come disse? C'è un'altra scatola! Ma no, ma che cos'è? Una matriosca! Ma no, la matriosca! Mando! Oh, due scatole ci sono dentro! Vabbè, vediamo. Oh, tiriamo fuori una scatola. Secondo me qua c'è un'altra scatola. Però. E alla fine poi è grande così. Ma almeno una bustina c'è dentro? Ma speriamo di sì. Con calma apriamo che. Oh, non è che ci hanno mandato i mattoni, vero? Speriamo di no. L'emozione è molto alta. Attenzione. Cosa c'è, un'altra scatola? No, lasciamo la copertura. Ma che roba? Giriamolo bene che qua. Ma come sono fatti? Come sono messi? Spettacolo. Ma come sono cosa? Ma che roba? Voilà, ma che bello! Ma dai! È decappottabile, hai visto? Fantastico! La scatola decappottabile! Eccoli qua, tre box! Li hanno messi inclinati! Li hanno messi belli inclinati! Oppure no! No, sono... Ma l'hanno fatto proprio strano! Famolo strano! Ma che roba! Madò! È bello! Cioè, via questi qua, che qui... Spettaculeste confezioni! E... Inquadriamolo, signori, è il momento! Di aprire il box di Modern Master. Ha 24 bustine, a differenza di tutti gli altri box di Magic che ne contengono 36. Quindi c'è. Lo sbusto è più corto, ma... Scusa boss, ma mi è venuto subito da far... Cioè, sono tirati dietro le braccia. Lo so, però lo sbusto è più corto, ma il contenuto... È tanta roba, quello è sicuro. È tanta roba. Tanta roba. Scusa, sono emozionato! Ma anch'io. Ma... Partiamo? Ma poi sbustiamo tutta quanta la scatola. Sbustiamo tutta la scatola. Sei box ci apriamo. Vado. Cioè, tu te le immagini gli accidenti che ci stanno tirando in tanti? Mi sa che a me. Prima busta. Scomparso un cestino, attenzione. Mi sono perso il box. È tornato il box. Si è dimenticato il cestino. Vabbè. Prima busta. La carta più grossa è il Thermogolf, se non ricordo male. Beh. Ah, il box in inglese, edizione limitatissima, solo in inglese. Quindi è... Guardiamoci le carte, che le conosciamo perché sono tutte ristampe, ma sono una più grossa dell'altra. Tu dimmi se c'è qualcosa di bello, perché sei tu nostro espertissimo Magic. È difficile dire c'è qualcosa di bello, è tutto bello qui. È tutto bello, attenzione! Malmstrom Pulse! Questo è un removal molto carino. Molto a suo tempo, quando è uscita, poi è stata anche una delle carte più giocate del blocco di Alara. Cioè, direi che ne sa. Bene. È una foil che ogni busta dovrebbe contenere una carta foil. E questo ci quindi piace. Quindi potrebbe anche essere che troviamo il Tarmo normale e il Tarmo foil. Potrebbe essere, Siska. Boss, ti prego, fammi sognare. Seconda busta di Modern Masters. The second boost. Guardiamo in fondo, c'è un Skyreach Manta foil, comune foil, bella tranquilla, la nostra cartina pubblicitaria, chiamiamola così. La mettiamola insieme. No, c'è un bel tokenino. Goblin, ma che bello. Goblin, sì. E guardiamoci le carte di questo fantastico set speciale. Tu, Ska, se vedi qua. Già questa. Qua abbiamo una bella Corrosion Grip. Altra cartina, direi che ha fatto la sua parte di storia, ragazzi. Ed è un uncommon. E attenzione! Signori. Da Mirrodin, se non ricordo male, o Dark. No, questa qua è di Spirale Temporale. Spirale Temporale? E questa è una carta che ho avuto il privilegio di giocare in T2 in Dragonstorm ai tempi di Spirale. Bel Lotus Bloom, ci piace, sì. Ci piace. Noi siamo alla caccia delle carte mitiche, che sono quelle più grosse. Vediamo quante ce ne regalerà questo box. Intanto il nostro bel token carta pubblicitaria, chiamatela come volete. Non si vedeva il token, ho intravisto del verde, mi era già venuto il coccolone. Invece c'è un Tully Germinator, un'altra comune
foil, le mettiamo tutte quelle foil così vediamo la statistica che sono piace molto. Sono dei bastardi però, cioè verde foil dovrebbero mettere solo quella. Fondo c'è una Engineered Explosive. Vedi, gli esplosivi ingegnerizzati. Mi piace, Scar? Questa sì, tantissimo. Carta molto giocata. Parliamoci anche del comune, che in questa serie anche tutti i comuni sono... Comuni, non comuni, tutto bello. È tutto cioè, figo. Sarà difficile anche fare un resoconto. Path to Exile. Path to Exile. Sarà difficile fare anche poi un resoconto comunque. Cioè, ci vorrà un casino per fare un resoconto. È vero. Scar, qua... Ci sarà molto da lavorarci, c'è merita. Anche fare i prezzi, sarà un bel... È tutto un merito qui, eh. Tutto un merito, andiamo sempre dalla foil che sappiamo che in fondo, sempre foil comune, Archbound Worker, ogni busta, ricordiamo, ha una foil, un bel token worm, e attenzione, in fondo c'è una carta blu, che si chiama... Creepy Command! già inizia a piacermi un po' di più questo sboosting, perché prende un'impennata, signori, la quarta busta ci ha detto molto bene dall'uro di scala, avrete capito. Vediamoci anche le altre common, ce lo stiamo gustando questo box, stiamo sboostando più lentamente rispetto al solito perché la curiosità è molta, è tanta. È 9 mesi che lo aspettiamo, ma la curiosità è come la fanno. Ma dove abbiamo partorito questo box con la scala? Ma dove, veramente? 9 mesi, un parto. Come un lo parto, chiamiamo? Come lo chiamiamo? Poi diamo un bel nome. Attenzione, la foil già si intravede un Tarashi Grass, questo è un common. Mettiamola qua. C'è il nome, Ermenegildo. Ermenegildo, ok. Il nostro box si chiama Ermenegildo e questo qua è... Ermenegildo. È lui, Ermenegildo. C'è la faccia di Ermenegildo. La mettiamo da parte, quindi. E vediamoci la carta rara. La Glinelendra. Ti piace, Scar? Anche questa carta molto giocata. Sì. Guardiamoci sempre. Oddio, è difficile riuscire a trovare qui delle carte qua molto giocate. Siamo la quasi totalità delle carte. Direi che veramente c'è. Cioè, abbiamo anche le Desperate. vedi la cosa grip. Cioè, bene. Ragazzi, credo che sia abbastanza difficile aprire una bustina in cui non ci trovi nulla. Esatto. Il motivo per il quale noi stiamo aprendo tutto molto tranquillamente. Un'altra common foil, la Ciferi. Ma fatto che portata è questo qua, se non ricordo male? Sì, era anche tra l'altro la carta portante di uno dei mazzi introduttivi. Adakar Valkyrie. E questa, signori, questa era, se non sbaglio, la carta numero uno dell'espansione di Cold Snap. E mi sembra che è. Quindi tutte carte per il formato modern, un'espansione bomba. Stiamo moderni. Attenzione, guardiamo. Tutto fantastico. Vestigi di Drakmor, anche questa è una carta. Bene. Madonna, ragazzi. Cioè, poi rivedere certe cose, risbustarle adesso. È bello. E si continua. Vivid Creek. Ancora un foil, attenzione. Già. Goblin Rogue, un bel token. E pian piano ci andiamo a scoprire l'ultima carta. E tu tutte le volte mi vuoi far venire l'ansia. È giusto guardarsi bene tutto. Ti piace, Ska? Tra Reliquia ed Electrolyze. Direi che ci sia bella siamo busta. Siamo content eyes, direi di sì. Attenzione! Ed abbiamo, era verde, mi è venuto un crocchiolone e purtroppo è soltanto... Una rara tranquilla, questa qua busta molto tranquilla. Cioè, ancora un bel ma rara un po' meno. Sì, non è per sminuirla, però oramai uno quando vede verde con questa espansione qua... Ska, è verde però un token. T'ammazzo. Pianta di prendermi in giro. Deep Cover Imp, comune, foil. Poi le mettiamo da parte, le sto dividendo per vedere le statistiche. Vedi che sto giro, non sistema quell'altro, sistemo io. Lo so, Ska. Quindi non mischiamo troppo. Ti sto dividendo bene. E allora va bene. Ma che bello. Vedi, Malamorfosi. Ci piace. E qua c'è un bel... Archbound Revenger. Signori, altro artefattone mica da ridere. E la corona centrale è andata. Di già, fammi vedere. Prime autobuste ci hanno lasciato e noi stiamo con che velocità la nona busta. Faccela vedere la nona busta. Un altro kitting, il nostro Ermenegildo. Una bella foil Warren Pilferers comune. C'è anche bella, che figata. Foil e non è normale. Era quello che volevo fare io col tarmo, però evidentemente qualcuno da lassù mi sta piglia per il ho. Ecco, in true Raven's Crime. Bene, Marsh.
Attenzione, un altro bel patto exile, attenzione! E sveglialata. Ci piace, ci piace. C'è la parte di un simpatico mazzo combo. Non sono ancora uscite le mitiche, ci stanno facendo attendere, Ska! Ma sono convinto che a breve... Sai che c'ho l'acquolina nel gomito. Attenzione, un bel token, un sacco di bei token. Jugan the Rising Star. Vedi, è arrivata una mitica foil. Mitica ma foil! Ma io dico, ma se devo sbustare una mitica foil e la devo sbustare verde, ma proprio il drago devo sbustare! Dai, Ska! Però ci piace una foil mitica, l'abbiamo chiamata la mitica, visto che è arrivata? Speriamo ci sia anche Tarmo allora. È sempre verde! Hai finito di prendermi in giro! Ti stai approfittando dei miei sentimenti! Spettacolo! È un Summoner Pact, non è Tarmogoyf! No, decisamente! Guardiamoci anche il resto della busta! Ti piace questa busta, Ska? No, non la voglio più vedere questa busta adesso! Guardiamoci la vera tutta, anche lei è common! Una testimone eterna, non fa mai male! Ci piace, ci piace! Là! Tanto Ska che usciva la mitica! Sì, scusa, a sto punto la puoi chiamare per nome e cognome? Mister Tarmogoyf, o Goyf Tarmo. Tarmogoyf, attenzione. Ma l'ho visto del verde. È un token, l'ultimo è un token. Una mitica in common. Una comune foil, War Spike, Changelink, belle tutte. Vedere belle, una foil per ogni boost è una cosa bella, ci piace. Sì? Dovrebbero farlo su tutte le espansioni, non solo su Modern Masters. È vero, confermo. Signorina Wizard o signora Wizard, non so se è sposata, però mi raccomando, ascolti questo appello. Attenzione, attenzione. Abbiamo visto anche la Helix. È il drago pardico. È un Kira. Kira. Questa è da traditore di Kamigawa, era una rara difficile da recuperare. E ci ha fatto piacere trovare il Modern Master. Sì, ci ha fatto piacere, sì. Ci ha fatto piacere. Farà ancora più piacere però sbustare un Tarmogoyf. E adesso l'hai chiamato. E adesso l'ho chiamato e c'è una. E infatti abbiamo un... La foil, non l'abbiamo ancora vista. La rara o la mitica? Perché sì, non c'è rara... neanche. In questa busta non c'è neanche il token, c'è solo la pubblicità. Attenzione, Aurico Soldiers. Mi avevi promesso un Tarmogoyf. Vabbè, la prossima busta. Mi avevi promesso. Parliamoci il resto. Beh, però della c'è busta. L'oggetto di lava. Ma che bello, Lava Spike. Attenzione, guardiamoci sempre tutte le carte perché. Va gustata, ce la stiamo gustando questa espansione. E fare notare che tra le uncommon comunque non sono ancora usciti i Kitchen Finks. Accidenti, ai. Qui abbiamo una richiesta specifica, signore. Ok, intanto ho trovato un drag down. Ti piace? Yeah. Ma do l'emblema di Elspeth, giustamente c'è anche Elspeth. Là. Se davanti al giudice. Giuri di dire la verità, soltanto la verità e nient'altro che la verità. Lo giuro. Lei ci sta godendo a farmi illudere di trovare il Tarmogoyf tutte le volte? È suonata la sveglia. È suonata la sveglia. Guardiamoci. Oh, la Pester Mite. Una a una tutte le carte. Un Vivid Medova, che bello. Mettiamo avanti. Sono contento che hanno rimesso tutte le Vivid anche. Ti piace, Ska? Sì, era una terra simpatica. Si continua nello sboosting Modern Masters e vediamo la foil subito, un Bone in Silence, che bella. Ecco, se poi trovassimo qualcos'altro di verde. Vediamo in fondo il blu, l'ultimo è blu. Speriamo che sia una Vendilion Creek a sto punto. E allora vediamo, guardiamoci con calma la busta. Pian piano facciamo passare. Funerale mentale, dai, già questa mi piace. Attenzione. Attenzione, l'abbiamo chiamata! Oh. La Vendilion è arrivata! C'è un problema, boss. E andiamo! Dov'era? Dimmi, è arrivata di corsa, è arrivata volando, però a sto punto speriamo che funzioni uguale. Adesso chiamiamo Dark Confident e Tarmogoyf. Chiamiamo proprio in sequenza. Con calma, con calma. Confident. Attenzione! C'è una Fairy Macabre, le Fairy Macabre. Guarda, questa è grossa. È grossa, sì, è pure foil, ed è pure foil. Madò, ci siamo gasati, sa che siamo... Madò. Sento il gasamento. Oh, mitica! No, mitica! Un'altra mitica! Due mitica fine, mitica! Questa era quella che voleva quell'altro, la spada di luce ombra. Madò, la mettiamo 200 quell'altro, euro. Non te la do! 200 Devi euro. Morire! Devi non l'abbiamo trovata!
Sword of Light and Shadow. Guardiamoci anche il resto della busta, mentre quell'altro sta rosicando, sta mangiando non diciamo cosa. Attenzione, guardiamoci. Ma guarda, sai che questo qua era il box perfetto per quell'altro. È vero. Maddò. E l'abbiamo preso noi. Spettacolo. Oh, due mitiche a fila, Non se ne sono trovate. Signori. Per bene, sono 14 buste, anzi 13 buste, per trovarne due una in fila all'altra. Come dice il tetto? Il tetto? Come dice il tetto? Come dice il tetto, non c'è due senza il tre e il quattro viene da sé. Il quarto viene da sé. Esatto. Il quinto si arrangia. Il quinto si arrangia. Attenzione. Errant Elfmerion. Comunque la colonna lì è una mitica foil e due mitiche normali, spettacolo. Cioè due mitiche poi mica facci sognare. Madonna, quando ho visto nero ho pensato al Confident. Madonna mia. Tre mitiche a fila era uscivamo nudi a festeggiare, cioè Bridge from Below, la rara. È andata bene, allora che non dobbiamo uscire nudi a festeggiare. Esatto, guardiamoci il resto della busta. Attenzione. Che bella. Sì, sì, come busta niente male. Niente male. E l'ultima colonna del box di Modern Masters. La colonna di Sansone. La colonna di Sansone. Poi me la spieghi. Attenzione. Crush Underfoot. Foil. Un bel goblin. Token. L'ultima di che colore è? È una terra. Academy Ruins. Niente male, dai. Sì, dai, non ci si può lamentare. Guardiamoci il resto della busta. Così tutti i tubers amanti delle statistiche si guardano bene cosa abbiamo trovato. Beh, un altro funerale mentale. E Narcomoeba. Tra l'altro avevamo già vista un'altra prima, se non sbaglio, quindi. E abbiamo visto passare anche una Helix. Quindi cioè, diciamo che delle uncommon grosse continuano a mancare i Kitchen Finks all'appello. Attenzione. Ma noi li troveremo in questa busta. Token. Foil. Card Homunculus. Comune. Una Queen of the Free. Ci rifaremo con le uncommon. Guardiamoci prima le common. Common sono sempre di buon gusto, devo dire. Eccole qua le uncommon. Retrolize. Sta busta c'era Retrolize. Esatto. Quindi c'era pure il 2x di Electrolyze in questo box comunque. Andiamo avanti. Facci qua, mi sento che c'è ancora una mitica da tirare fuori, me lo sento. Speriamo che sia quella giusta. Batman. Non posso immaginare la videocamera se Batman diventa un casino. Questa è? Quella è multicolor. È rara. Knight of the Vabbè. Cavaliere del Reliquiario, sempre piace. Schifo, non fa. Esatto. Insomma. Guardiamoci anche il resto. Folletta Balbetta Magie. Manamorfosi, bella questa. Mantello del Paradiso. Spettacolo. Sì. Là. E si continua. Abbiamo ancora 4 buste più una, che è l'una è questa. 4 più una. 4 plus one. Sembrano i contratti, è un 4 più 1. Dublin Season. Madò, foil. Foil. Dublin Season foil. Questo è grosso. Dublin Scar. Season foil. Questo è grosso. Sei bravo, boss. Grazie. Bravo. E c'è una carta nera e un Skeletor Vampire. Tranquillo, hai tirato fuori la Dublin Season foil. Va bene uguale. Va benissimo, boss. Ci piace un casino. Guardiamoci anche il resto della busta. Che è giusto per sport, perché Dublin Season foil direi che. Che perché bello. Ce l'ha già. Infatti, Dublin Season Foil. Beh, direi. Comunque, stiamo dimostrando che bene o male, in ogni busta si schiaffa. Si va comunque a compensare il valore della busta stessa. Esatto. Meno 4. Attenzione, foil. Narcomoeba, e ci sa. Fairy Rouge è il nostro token. Un Glimmer Void. Glimmer Void, una bella terrina, ci piace. Saranno contenti gli artefattosi. Attenzione. Pester Maitre, ricerca di domani. E le Uncommon. Murderous Cup. Ma che belle. Ah, ecco, vedi, il Mule Drifter anche ancora non era uscito. Figo, che bello. Il nostro caro vagabondo. Meno 3. Mi sembra Capodanno. Meno 3 e io ho ancora 3 richieste. Si chiamano Confident, Tarmo e Kitchen. Ok. Va bene questo. Già la reliquia foil ha il suo perché. Esatto. Però, doni mai dati, anche lei il suo perché. Adesso se ci sono anche i kitchen, questa busta diventa grossissima. Guardiamoci, sono un uncommon i kitchen? Eh sì. Attenzione. Li hanno rifatti uncommon. No, non ci sono. Flicker Wisp però dai almeno.
Non ci dispiace. Accidenti, cioè, non abbiamo ancora visto Steak Kitchen. Maronnina. La Vendiglion, tre mitiche te finora. Tre mitiche, ancora due buste però. Attenzione. Ti sto seguendo, guarda, ti sto seguendo. Non mi sto scollando da te. Pallad, Mico Derm, La Comune. Vabbè, non so. Rosso. Rosso. Glitter Gargadon. Gargadonte maggiore. Speriamo nelle uncommon. Guardiamoci le common, ormai le conosciamo abbastanza. E le uncommon, eccole qua. Vabbè, vedi, c'è il Wurmfast, è stata una carta che, vabbè, magari più che in Modern, in Legacy è stata giochicchiata anche. Dai, l'ultima. The Last One. Finora solo una colonna ci ha regalato delle cose molto belle, mentre le altre due sono state un po' più... Eh sì, c'è stato, siamo partiti, c'è stato quel picco, porco cane, poi allora, ci ho perso la voce. Il Batman. Stavolta Batman. Guardiamo la foil. The foil. Una uncommon foil. Stavolta si concorde che la rara la guardiamo per ultima. Eh beh, ovvio, prima le common. È l'ultima busta. Noi cerchiamo una carta sola, ma anche due. Anche tre. Allora, rematore di Maria Cava è arrivato e siamo contenti per questo. Vabbè. Nessuno è perfetto. Madonna, mi sembra di essere, continua ad essere Paolo Bonolis. Tipo poco. È rossa. È rossa. Speriamo che sia Kiki G. È rara. E non è Kiki. È una Blood Moon. Vabbè, non c'è più. Vabbè, almeno è una carta giocabile. Esatto, so perché. Esatto. Ska, abbiamo trovato due mitiche normali e una mitica foil. Quindi tre mitiche in un box. Le foil, guardiamo un po' per la statistica. Sono praticamente una mitica, una rara. Madonna, quando hai tirato fuori le mitiche, 4, 5, è partita la suoneria e stava arrivando la cavalleria. Oh. 5 in common e il resto tutte comuni. Beh, comunque sia. Giusto, cioè, per capire più o meno le statistiche. Direi che nel complesso, come disse Red Ronnie, suona bene. Esatto, il complesso suona bene, come disse Red Ronnie. E vedremo poi se gli altri box rispettano un po' questa statistica delle foil, delle mitiche. Vediamo cosa succede. Noi non ci lamentiamo perché, signori, la Vendiglion. Sì, veramente, dai. E la Dublin Season Foil, la Sword, ma anche tutto il resto. Cioè, sì, indubbiamente nell'insieme, bene o male, direi che abbiamo ripagato il nostro boxettino. La grande Ska. E con tutta l'invidia di quell'altro, perché questo era quasi il box che voleva prendere proprio quell'altro. Esatto. Il box. Sai, adesso non è per le due elettrolisi, non è per quello. Guardiamoci bene il box, lo apriamo tutto, verifichiamo come è fatto dentro, visto che qualcuno vorrà anche vederlo. No, che bello! L'abbiamo smontato letteralmente. L'abbiamo smontato, verifichiamo che è vuoto. No. Madò. Bene, Ska, abbiamo sbustato anche Modern Masters, l'espansione più attesa del millennio di Magic. E poi ci tocca sbustare anche il resto. Ma guarda, faremo sto sforzo, guarda, veramente. Bene, ci vediamo a breve comunque, Skype, no? Salutano tutti i tubers per Modern Masters, si sbusta, è tutto, alla prossima. Goodbye.